Ho avuto un lungo colloquio telefonico con il presidente Erdogan prima di partire da Roma, oltre un'ora. Ho ribadito il fermo, risoluto invito da parte dell'Italia a interrompere, a evitare questa iniziativa militare. Quindi gli ho chiesto di ritirare le truppe, di farle rientrare sul territorio turco. Non riteniamo che questa sia la soluzione, una soluzione, questa è un'iniziativa che rischia di destabilizzare ancora di più un territorio e una comunità già lungamente provata, lo dimostrano anche i primi dati, i primi risultati che sta producendo sul terreno, abbiamo un alto numero di sfollati, ulteriori sofferenze ai curdi, al popolo siriano in generale, e c'è il rischio, sono stati liberati anche dei terroristi, dei centri di detenzione, è quello che temevamo. Quindi da questo punto di vista l'Italia è disponibile, ovviamente adesso entrerò nel Consiglio europeo e ragioneremo con tutti gli altri leader ad adottare e a valutare tutte le iniziative utili per raggiungere e per perseguire un processo che deve essere politico, pacifico, senza opzioni militari. Ecco, avete sentito, lo ha ricordato anche la nostra Claudia Avanni in diretta da Bruxelles, processo pacifico senza opzioni militari. Ma questo servirà a fermare l'avanzata delle truppe turche. I nostri ospiti, Pino Cabras del Movimento 5 Stelle, grazie. Di fianco a lui c'è Victoria Baghdassarian, che è l'ambasciatrice della Repubblica d'Armenia in Italia. Benvenuta anche lei, ambasciatrice. Parto da lei, ambasciatrice. Allora, quanto sta accadendo al confine Turchia-Siria e soprattutto dentro il territorio siriano? Quanto riguarda la comunità armena? L'Armenia condanna questa invasione militare della Turchia nel nord-est della Siria. Le conseguenze di questa invasione sono certamente la morte della popolazione civile. Noi assistiamo oggi a una sofferenza umana che è inimmaginabile nel XXI secolo. La seconda conseguenza effettivamente è l'ulteriore deterioramento della sicurezza regionale. Siamo molto preoccupati anche per le minorità etniche e religiose. Quindi quello che concerne la comunità armena della Siria, devo dire che questa comunità si è formata dopo il genocidio del 1915, dove nell'impero ottomano sono stati massacrati 1,5 milioni di armeni. Migliaia di armeni sono stati costretti di trovare rifugio negli altri paesi e anche in Siria. Quindi purtroppo questa guerra in Siria ha costretto una volta ancora gli armeni della Siria di trovare rifugio, di lasciare la terra dove sono nati e di trovare rifugio in altri paesi. E devo dire che l'Armenia ha già accolto più di 20.000 rifugiati siriani, armeni della Siria. Senta, ambasciatrice, qual è la posizione vostra dell'Armenia nei confronti di Assad? È chiaro che dopo quanto accaduto anche a livello, soprattutto a livello storico, qual è il sospetto nei confronti della Turchia? Così come è chiaro che pronunciare la parola genocidio, lei l'ha fatto poco fa, e viene riconosciuto internazionalmente come termine il genocidio armeno da parte dei turchi, beh, è reato dirlo e pronunciarlo nel territorio turco. Ma voi siete con Assad, come vi schierate? L'Armenia sostiene l'unità e la sovranità della Siria. L'Armenia è un popolo amico della Siria e quindi ha sempre, per esempio, sostenuto anche con gli aiuti umanitari questo popolo. Per quello che concerne il genocidio, effettivamente perché è importante parlare del genocidio degli armeni del 1915, per esempio? Perché è importante di riconoscere e di non negare il genocidio armeno del 1915 e qual è la
il legame di quello che sta accadendo oggi in Siria, il legame è diretto. In primo luogo certamente si tratta del ripristino della giustizia storica per il popolo armeno, abbiamo il dovere della memoria, però in secondo luogo l'Armenia nelle sue dichiarazioni sempre sottolinea il fatto della prevenzione dei genocidi e dei crimini contro l'umanità. Il fatto che la Turchia nega anche adesso e oggi a livello dello Stato il genocidio degli armeni, cioè il fatto che hanno massacrato 1,5 milioni di armeni nel 1915 nell'impero ottomano, cioè non c'è una condanna internazionale e un riconoscimento dei fatti dalla comunità internazionale. Questo noi possiamo dire che quello che la Turchia fa oggi in Siria, in tutta impunità, accade perché effettivamente all'epoca non hanno riconosciuto i fatti, i massacri che hanno avuto luogo nell'impero ottomano. Anche per esempio Adolf Hitler, quando aveva questo progetto di massacri degli ebrei, quando gli hanno chiesto se non aveva paura delle generazioni future della giustizia, lui ha detto: ma chi se ne ricorda del genocidio armeno del 1915? Questo è riportato dai libri di storia, certo. Qua il genocidio degli armeni, scusate, è quasi come il banco di prova poi del genocidio degli ebrei sotto il nazismo. Vi devo aggiornare. E poi torneremo a questi argomenti, torneremo al tema siriano. Vedete l'autobus a Milano, vicino a Milano, a Besate, è andato fuori strada un autobus con molti bambini, ci sono delle novità ma abbastanza, speriamo, rassicuranti. Grave incidente nelle prime ore del pomeriggio a Besate, un pullman con numerosi bambini a bordo è uscito di strada, immediatamente è stata dichiarata la maxi emergenza, non tanto per la gravità dei coinvolti bambini, ecco, i bambini stanno, sembrerebbero tutti in buone condizioni, ma per il numero di persone coinvolte, quindi un incidente grave, massima emergenza vicino a Milano, nella zona di Besate. Allora, abbiamo sentito la voce degli armeni, del popolo armeno, andiamo a sentire i 5 Stelle. Cabras, l'Italia e l'Europa stanno facendo abbastanza di fronte a quanto sta accadendo dentro il territorio siriano. L'Europa ha un po' di mani legate per il momento, però può far sentire con forza la sua voce e iniziare a proporre, come sta proponendo, un embargo sulle armi. È chiaro che questo richiede tempo per potersi attuare pienamente, perché la Turchia è un paese membro della NATO e sono tantissime le relazioni, gli intrecci fra l'Europa e la Turchia. Intrecci che derivano da una storia comune dello spazio europeo che è stata condivisa da questi due paesi, che ha avuto anche una fase positiva. Il primo periodo del governo di Erdogan aveva addirittura uno slogan: zero problemi con i vicini. E poi è passata una fase, da un certo punto in poi, in cui ha solo creato problemi, ha creato una perturbazione dell'area del Medio Oriente, il cui ultimo atto è questo di questi giorni. Però è una guerra che viene da lontano, dal 2011, in cui la Turchia ha avuto un ruolo pesante. Ecco, credo che l'Europa, una delle cose che debba fare in questo momento, sia una autocritica dell'atteggiamento che ha avuto rispetto alla guerra siriana. Qualche volta ha pensato di poter ottenere qualche dividendo dalla crisi siriana, con delle complicità diplomatiche che si sono rivelate poi foriere di disastri, perché si è creato un movimento terroristico che a un certo punto voleva farsi Stato. Ecco, tutto questo retroterra oggi è stato sconfitto da più mani, da più eserciti, ma ci deve essere una fermezza nel dire a Erdogan: fermati, noi vogliamo una stabilizzazione di quell'area. Lo stanno dicendo tutti, anche Trump, che all'inizio è stato un po' distratto, diciamo così, o comunque, non dico compiacente, ma i soldati li ha voluti ritirare. È uscita anche questa lettera a Erdogan, molto affettuosa, con toni che la diplomazia tradizionale ha giudicato non positivamente. Cioè, c'è stata un abbaglio internazionale? Si è pensato
Vabbè, farà un'azione di qualche giorno Erdogan, pazienza, dopo tutto è un alleato importante della NATO, è un nostro alleato, è terreno, territorio di esportazioni, di importazioni la Turchia. E poi invece il fatto che proseguono le azioni militari preoccupa, è questo un punto detto con grande realismo politico, diciamo così. Ma la situazione cambia sul terreno praticamente ogni giorno. Abbiamo visto appena l'altro ieri che le forze armate curde di quell'area hanno passato il comando all'esercito siriano e hanno messo neanche 48 ore per decidere questa decisione, che nel gergo si direbbe che è un game changer, qualcosa che cambia completamente la scacchiera. E questa situazione nuova ci dice che se la Turchia volesse proseguire con l'azione militare pagherebbe un prezzo elevatissimo. Enorme. Poi c'è anche la Russia di mezzo, no? Anche Putin ormai, certo, si è inserito nel gioco. La Russia schiera appena 25 aerei, ma sono tra i più avanzati al mondo per la copertura aerea, per la capacità di azione, e sono in grado di assicurare sostanzialmente una no-fly zone. Se la Turchia volesse sfidare questo apparato rischierebbe di innescare un processo molto pericoloso in cui non avrebbe la meglio. Ecco, e anche in prospettiva, appunto, come stava dicendo lei, davvero pericoloso per tutta l'area medio orientale, perché le situazioni sono tutte interconnesse in quei paesi. Grazie a Pino Cabras.